Eccoci ritornati su Wolfenstein. Abbiamo scortato un carro armato. È veramente bello dentro una... Per farci entrare all'interno di questa base segreta dove tengono delle armi segrete. Come potete leggere da qui, tengono un Venom, una arma molto potente. Purtroppo però abbiamo soltanto 14 di vita, il che potrebbe risultare un vero problema se non troviamo dei kit medici velocemente. Ma cazzo, mi ha visto. Uè, amico. Oddio. Ok. Aia. Muori. Mamma mia. Sessioni di sniperaggio. Non mi stancherò mai di farle. Ok, è morto. Allora, qua un solo colpo e moriamo, quindi dobbiamo stare attenti. Siamo sempre, come al solito, in difficoltà massima, perché sennò non c'è gusto. E adesso cercheremo di farci. Oh cazzo, c'è una guardia. Ma è caduta? Oh sì, è caduta. Ma non ho molta precisione con quest'arma. Arma di merda. Ok, è morto, ho sentito il rumore. Visto che comunque abbiamo sempre 14 di vita, salviamo. Ok, come potete vedere qui è tutto distrutto. Ah! C'era un granatiere, ma non l'ho visto mai nella vita. Guarda che bastardo! Ma guarda un po' te dove si nascondono sti infami. Ok. Guarda, meno male che ci abbiamo lo Sten dalla nostra parte, che ci aiuterà e ci assisterà per sempre. Ah! Ok, abbiamo la vita, bene. Allora, sembra che abbiamo ucciso tutti, quindi va bene. Allora, ricarichiamo tutte le armi, perché veramente abbiamo bisogno di essere più pronti possibile. Ah, è da qua che si va. Scendiamo nelle fogne di merda. Meglio salvare. Abbiamo veramente pochissima vita, il che non va per niente bene. Ciao amico. Ecco, tra poco arriva. Ho visto uno. Ok, c'era uno con lanciafiamme e l'ho ucciso. Meno male, se no sarebbero stati problemi. Allora, visto che abbiamo le munizioni del lanciafiamme completa, mamma mia quanto è forte il lanciafiamme. Veramente. Penso che lo userò più spesso, perché veramente è molto forte. Prendiamoci le munizioni, perfetto. Salviamo. E continuiamo la nostra incredibile avventura. Anche con pochissima vita, però ok. Allora, di qua ci dovrebbe essere... Sì, da dove siamo entrati. Esatto. Cioè, ci sono dei medikit. Bene. Non fanno mai male dei medikit. E niente, non c'è più un cazzo. Penso che era la direzione sbagliata. Dobbiamo andare dall'altro lato, che ci porterà nella direzione corretta. Perché quello era giusto per prendere due medikit in più. Intanto salviamo. Uccidiamo questa guardia. Andiamo. Cazzo! Quick. Oh mio Dio. Raga, veramente non vorrei. Oh cazzo. Ah! Da dove? Da dove? Perché la vita deve essere così triste con me? Ok, allora. Abbiamo capito che c'è qualcuno lì. Quindi è un buon inizio, no? Allora, da qui andiamo qui sopra e prepariamoci a uccidere. Poi uccidiamo questa guardia. Aspettiamo che l'altra guardia esca. Aia, oddio, sta già sparando. Ok, allora, da qui uscirà una guardia, che mi sa che è una guardia di quelle che ci hanno questo. E quindi, se è così, siamo messi davvero nella merda. Allora, a me piacerebbe far fuori quella guardia. Porca troia, dimmi che l'ho uccisa. No! L'ho uccisa, quindi tra poco dovrebbe spuntare fuori quella guardia. Ok, dai, spunta fuori, guardia bastarda. Certo che sei una merda proprio, eh. Mamma mia. Allora, lì c'è qualcuno che...
Ecco, ho sentito qualcuno parlare, quindi tra poco apriranno quella porta. Ecco qua, è aperta. Mamma mia, mi ha preso. E ha una di quelle con il fucilozzo, quello prepotente. E, ce ne e sarà pieno qua di queste guardie, quindi prepariamoci al peggio. Muori, bastarda, vai in fiamme. Mamma mia, quanto è forte sto cazzo di flamethrower. Non l'ho mai provato con precisione, però ok. Mamma mia, è fortissimo. Sento che ho ancora comunque una paura veramente fottuta di sti bastardi. Perché hanno le armi forti. Muori. Bastardi. Abbiamo le armi più potenti, però comunque abbiamo ancora problemi con ste guardie. Eccola, è lì. Mamma mia, meno male che le avevamo fatto già un po' di danno. Quindi stanno cercando di disarmare una bomba, ma secondo me non andrà a finire bene, guardate. Ok, grandissimi. Questi sì che sono dei grandi, veramente. Non fatelo a casa, mi raccomando. Salviamo e continuiamo. Allora, qui altre guardie di me. Muori. Ok, proprio abbiamo utilizzato l'ambiente a nostro favore. E niente, adesso dobbiamo continuare. Sperando di non incontrare altre guardie bastarde durante il nostro cammino. Anche se è quasi sicuro che le incontreremo, quindi boh. Allora, effettivamente non so più dove andare. Quindi cercherò di esplorare il più possibile questo livello di merda. Beh, qua non si apre. Sono felice di questo. Apriamo qui e passiamo. Se semplicemente dovevamo passare di qua, quindi ok. Ok. Ok, qua ci dovrebbero essere delle guardie. Non me lo ricordo benissimo, però. Non so dove siano. Eccole, oddio. Morta. Hanno la nostra stessa arma, quindi evitiamo di fare cazzate. Mi ricordo che qua c'era anche un bel bombarolo che avevamo ucciso effettivamente, quindi bene. Allora, lì da dove siamo entrati, guardate. Tu guarda un pochino. Sti bastardi. Ah! Morta. Questi tendono le imboscate, sono veramente stronzi, eh. Oh, mi sa che da qua non dovevamo andare. Ma com'è questa sensazione? Oh. Forse dobbiamo andare da qui sopra. Altre guardie. Dai tetti proprio. Ah! Oddio! Ok. Mica dei grandi questi qua. Mie, veramente dei grandi. Ma chi è che rompe i coglioni? Ah, grandissimi, veramente. Mi stanno rompendo il cazzo su Discord. Saluto chiunque mi sta rompendo i coglioni su Discord. Siete dei grandi. Non vi dimenticherò. Forse. Riprendiamo a giocare. Sperando di non avere ulteriori rotture di coglioni. Ok. Sperando di non trovare altri stronzi. Ah, dobbiamo trovare il project del Venom, che si dovrebbe trovare lì sopra. Quindi noi dobbiamo fare un po' di parkour per riuscire a raggiungere quel punto. Minchia raga, veramente true parkour. Mamma mia, chi è meglio di noi? Ecco qua. Abbiamo recuperato
questo qua. Che è il manuale di utilizzo del Venom. Perché anche le armi hanno bisogno di un manuale, se no, altrimenti come si usano? Boh. Vabbè, ma noi non ne avremmo bisogno quando la prenderemo. Ok, sono caduto. Ah, dannato me. Purtroppo, visto che sono caduto, mi devo rifare tutta la strada. Che palle. F5, salviamo. Ah, ok, adesso dobbiamo semplicemente infiltrarci dentro la... E te che ci fai qua? Piccolo bastardo. Anche lui c'aveva l'FG42, quindi non proprio un tizio raccomandabile. Ok, allora, torniamo dove eravamo prima per concludere la missione. Finalmente mi sono rotto il cazzo di affrontare ste guardie. Eccoci qui. Ok, allora, abbiamo finalmente concluso questa missione. Ed è stata un attimo una missione anche un po' corta, però va bene. Vi ringrazio per avermi seguito. Questa serie ovviamente continua, ci mancherebbe. Nel prossimo episodio esploreremo appunto l'ingresso, come potete vedere da qui. Una stazione del treno piena zeppa di guardie, che ci condurrà alla SWF, cioè la Secret Weapons Facility, che è appunto la fabbrica di armi di Death Zed. Ma lo vedremo nel prossimo episodio. Ci vediamo.